Secondo giorno di assemblea dei soci ACA presso la Confindustria di Pescara. Nel lungo iter di nomina del nuovo amministratore, sindaci riuniti e ancora una volta niente di fatto. Si è conclusa con un rinvio, è stato infatti approvato, un documento presentato da 28 sindaci, nel quale si chiedeva il rinvio dell'assemblea al fine di riunirsi per nominare successivamente un'assemblea dei sindaci e non l'amministratore unico. A concludere il suo iter è Vincenzo Di Baldassarre che già in precedenza aveva fatto sapere di non voler voler proseguire il suo incarico. Già dalle prime ore della mattina erano stati palesati dissensi e contrarietà. C'è una responsabilità, il cui termine finale scade appunto oggi di, da parte dei soci e quindi dei sindaci, di ricostituire eh, gli organi che devono governare questa società per evitare appunto che tutto il lavoro fatto vada disperso e eh, la posizione di chi oggi ha richiesto la convocazione di questa assemblea è proprio finalizzata a far sì che eh, non si vanifichi tutto il lavoro fatto e eh, si rischino conseguenze davvero pericolose per i comuni e per i cittadini e soprattutto per una gestione sana, trasparente ed efficiente di un bene eh, inestimabile qual è l'acqua, che purtroppo non eravamo abituati a vedere in passato. Secondo me oggi viene palesemente violata una procedura statutaria, quella dell'articolo 15 dello Statuto ACA, che prevede che chi deve essere essere nominato deve presentare il curriculum, invece al primo, ordine, al primo punto all'ordine del giorno oggi abbiamo una conferma, un'eventuale conferma di un amministratore che non ha presentato il suo curriculum e la sua domanda. Quindi, già solo per questo, secondo me l'Assemblea la, la di oggi va aggiornata velocemente e, e va aggiornata per la nomina di un CDA, perché un'azienda complessa e complicata come ACA, a costi invariati rispetto a un amministratore unico, non può non avere almeno un CDA di tre membri. E quindi questo chiediamo a viva voce, questo chiederò oggi in Assemblea, vedremo come finirà. Scaduto ora il mandato dell'attuale amministratore di Baldassarre, fino a nuova nomina sulla gestione subentra il collegio sindacale.